Bene amici di AndroidBlog.it, oggi riprendiamo in mano il nostro Galaxy S5 per confrontarlo con un altro top di gamma. Parliamo di Oppo Find 7A che da qualche giorno è sotto la nostra lente di ingrandimento per vedere un po' come si comportano e quale effettivamente vale la pena di andare a comprare. Scopriamolo insieme nel nostro versus. Eccoli qui sotto la nostra telecamera, i due top di gamma al momento disponibili in commercio. Abbiamo l'Oppo Find 7A qui sulla sinistra, mentre abbiamo Galaxy S5 qui sulla destra. Andiamo ad accendere i due smartphone e rapidamente confrontiamo i due dispositivi sull'aspetto relativo alle dimensioni. Abbiamo delle dimensioni pari a 152x75x9,2 mm di spessore per l'Oppo Find 7A ed un peso di circa 170 grammi. Dimensioni più contenute per il Galaxy S5, che come vedete è più, diciamo, è più piccolo per quanto riguarda anche l'altezza, quindi 141,9 mm, 72,3 quelli di larghezza, mentre 8,13 mm per lo spessore ed un peso decisamente più contenuto di 145 grammi. Parlando invece di specifiche tecniche, come avete visto, il Galaxy S5 è stato decisamente più veloce nella fase di avvio. Parlando di specifiche tecniche, dicevamo, hanno entrambi un processore Snapdragon 801 con frequenze pari a 2,5 GHz sul Galaxy S5, mentre 2,3 GHz sul Oppo Find 7A, che vanno ad animare un sistema operativo tutto sommato simile per certi versi, ma decisamente differente sia sulla base che è Android 4.4.2 sul Galaxy S5, mentre 4.3 con personalizzazione ColorOS sul Oppo Find 7A. Per quanto riguarda invece i display di questi due smartphone, abbiamo 5,2 pollici Full HD di tipo Super AMOLED, 5,5 pollici di tipo IPS, ovviamente risoluzione Full HD sull'Oppo Find 7A. Aspetto multimediale invece animato da fotocamere da 16 megapixel, flash LED, e qui nella parte abbiamo anche il sensore per le pulsazioni cardiache, mentre abbiamo sul Oppo Find 7A una fotocamera da 13 megapixel e doppio flash LED. Non è presente questa chicca, tra virgolette, del sensore per le impronte, scusate, per il battito cardiaco, che ovviamente è presente sul top di gamma di casa Samsung. Sulla parte frontale invece abbiamo una fotocamera da 2 megapixel per Galaxy S5, mentre abbiamo una fotocamera da 5 megapixel sul Oppo Find 7A, che come adesso vedremo insieme si comporta in modo piuttosto buono durante l'utilizzo. Abbiamo poi ovviamente due smartphone che si connettono entrambi a reti LTE, quindi reti 4G super veloci in download, oltre che ovviamente ai classici Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS e via dicendo. Batterie per entrambi da 2800 mAh, che garantiscono tutto sommato una buona autonomia sia per l'uno che per l'altro smartphone. Andiamo subito a vedere un po' come si comportano i due dispositivi nell'utilizzo quotidiano, quindi partendo subito dal display, che è una delle caratteristiche che più ci interessano durante quest'ultimo periodo. Vediamo subito il confronto per quanto riguarda i colori. Partiamo subito dal nero, che come vedete è buono su entrambi i dispositivi. In telecamera non rende, però vi assicuro che sono buoni su entrambi. Vedete poi i bianchi, che sono migliori a nostro parere sull'Oppo Find 7A, mentre sul Galaxy S5 non rendono moltissimo. I colori invece non regge assolutamente il paragone fra il Galaxy S5 e l'Oppo Find 7A, decisamente superiore il Super AMOLED di casa Samsung. Andiamo a vedere un'altra immagine colorata, anche qui vedete la netta differenza di colori sui due smartphone. Andiamo a prendere anche l'altra immagine colorata, vedete la definizione per esempio del giallo decisamente superiore, vedete, sul Galaxy S5 piuttosto che sul Oppo Find 7A. Andiamo a riprodurre il solito sample video. Ovviamente sull'Oppo Find 7A adesso dobbiamo ritornare nella galleria video, che è differente da quella delle immagini, quindi andiamo su video. Riproduciamo contemporaneamente i video. Partiamo prima con l'audio di Galaxy S5.
Passiamo invece ad Oppo Find 7A. Vedete, anche qui la qualità dell'audio è decisamente eccezionale, quindi do un misto, abbiamo una qualità ottima del video sul Galaxy S5, mentre abbiamo una qualità eccellente dell'audio sul Oppo Find 7A. Ovviamente sono caratteristiche che vanno a compensare l'uno la tra virgolette mancanza dell'altro, quindi sono entrambi due smartphone eccellenti nella riproduzione multimediale. Riproduzione multimediale che ovviamente può essere sottoposta a diversi pareri, in quanto c'è chi preferisce un audio migliore a discapito di un display magari un po' più con dei colori un po' più smorti e viceversa. Andiamo invece ad analizzare come si comporta l'altoparlante, come abbiamo già visto qui nella riproduzione del sample video. Partiamo subito con l'Oppo Find 7A. Ed è una qualità davvero buona sull'Oppo Find 7A. Vediamo invece il Galaxy S5. Alziamo prima il volume. Vedete, anche sul Galaxy S5 la qualità audio è buona, decisamente più bilanciata nelle varie frequenze, nella riproduzione delle varie frequenze, mentre ovviamente gli altoparlanti sono posti su entrambi nella parte posteriore. Parte posteriore che ovviamente ospita sull'Oppo Find 7A un doppio altoparlante che vi facciamo vedere adesso se riusciamo a togliere la scocca. Vedete un doppio altoparlante posto nella parte inferiore del dispositivo. Ovviamente qui vi ricordiamo l'utilizzo di una sola SIM in formato micro e la possibilità di espandere la memoria interna con una micro SD. Mentre dicevamo sul Galaxy S5 troviamo un singolo altoparlante qui nella parte posteriore. Anche la stessa cosa nascosta sotto la cover, quindi un singolo altoparlante, mentre qui abbiamo la possibilità di inserire micro SD e micro SIM. Andiamo a rimontare il tutto e proviamo subito come si comportano i due smartphone nella esecuzione di applicazioni multimediali. Abbiamo il solito G-Tracing 2 qui sotto mano per provare un po' ad effettuare questo test. Abbassiamo il volume su entrambi. E avviamo una gara di test su entrambi gli smartphone. Vediamo anche chi si avvierà più velocemente. Aumentiamo un po' la luminosità perché sembra un po' smorto il display. Partiamo prima con Galaxy S5. Vedete, nessun problema durante l'utilizzo, molto fluido anche se facciamo qualche movimento fuori dalla norma, tra virgolette. Vedete, nessunissimo problema di perdita di frame nei vari momenti del gioco. Mentre una cosa che abbiamo notato a discapito di questo Galaxy S5 è che le temperature sono decisamente alte se si utilizza per 10-15 minuti questo tipo di applicazioni, mentre sul Oppo Find 7 non succede, 7A, scusate. Vediamo invece come si comporta lo smartphone top di gamma di Oppo. Anche qui molto fluido. Abbiamo beccato una pista da tutta rettilinea, quindi non possiamo mettere sotto sforzo, quindi lo facciamo in modo casalingo, tra virgolette. Vedete anche qui molto fluida l'interfaccia del gioco, quindi promosso appieno anche Oppo Find 7A.
Poco fa in 7A, che come abbiamo detto nella singola recensione, è uno smartphone che ci ha stupito decisamente nell'utilizzo di questo tipo di applicazioni che sembrano essere decisamente ottimizzate su questo software. Dicevamo software, siamo alla versione 4.3 di Android, quindi con versione Jelly Bean con la personalizzazione di ColorOS. ColorOS è una sorta di Android modificato radicalmente dall'azienda cinese Oppo, che ha modificato appunto l'interfaccia grafica dello smartphone, diciamo quasi completamente. Abbiamo, come vedete, 4.4.2 sul Galaxy S5, mentre abbiamo il 4.3 sul Oppo Find 7A. Ottimizzazione buona su entrambi i dispositivi, anche se a livello software ciò che pecca nel Oppo Find 7A è la precisione del touchscreen. Precisione del touchscreen davvero molto scarsa, davvero molto scadente anche durante l'utilizzo quotidiano, quindi risulta anche un po' difficile con la tastiera stock che abbiamo trovato, che quindi la tastiera swipe subito sostituita con una classica tastiera Google, visto che è decisamente impossibile utilizzare questo tipo di tastiera a bordo di questo smartphone. Andiamo subito a fare anche un test del browser e utilizziamo rispettivamente il browser stock sul Galaxy S5 mentre Google Chrome sul Oppo Find 7A. Andiamo su androidblog.it. Vedete anche le differenze delle tastiere. Vedete qui subito potete notare la diversa reattività delle tastiere, che come avete già visto non è una chiacchiera così campata al vento per screditare questo Oppo, che in sé per sé è un ottimo dispositivo. Quindi la pagina è stata visualizzata in modo più rapido sul Oppo Find 7A. Ricordiamo, siamo collegati sulla stessa rete wifi con un'attacca di segnale per entrambi, caricamento quasi terminato su entrambi i dispositivi. Vediamo chi ci darà. Ok, perfetto. Oppo Find 7A caricato per primo la pagina, vedete decisamente fluido nello scorrere del testo. Anche Galaxy S5 è appena completato, vedete, fa questo piccolo problemino, che cosa che non succede assolutamente sull'Oppo Find 7A. Vedete, perde un po' i contenuti se facciamo lo scroll in modo veloce, mentre non succede assolutamente sull'Oppo Find 7A. Anche il tap to zoom funziona molto bene. Adesso andiamo a vedere invece l'inserimento del testo all'interno del browser per vedere come si comporta nella reattività il browser, diciamo, in sé. Ancora una volta Oppo Find 7A più veloce nel caricamento della pagina. Vediamo adesso invece la fluidità all'interno del browser. Ancora una volta, vedete, Discus si è caricato in modo più veloce sul Find 7A. Ed è tastiera abbastanza precisa, ma se siete molto veloci a scrivere, abbandonate quindi la vostra velocità per dare un po' di tempo in più per capire questo Oppo Find 7A, le lettere che stiamo andando a digitale. E vedete, funziona molto bene il browser, quindi è molto fluido anche lo spostamento all'interno del testo. Abbastanza precisa, dicevamo, anche la tastiera, quindi nessun tipo di problema in questo aspetto. Cosa che un po' ci ha dato fastidio di questo Oppo Find 7A è la velocità, o meglio la forza della vibrazione, che è un po' fastidiosa durante la digitazione e non molto moderata, quindi come feedback della vibrazione. Cosa che invece ci colpisce in modo del tutto positivo sul Galaxy S5, dove la vibrazione, scusate, è ben bilanciata in base alla nostra pressione. Quindi andiamo a fare anche qui il test. Anche qui abbastanza precisa, molto più comoda la tastiera di questo Galaxy S5, che come vedete integra anche la possibilità di utilizzare il tastierino numerico senza andare a pescare i vari numeri o i vari simboli anche nelle pagine a seguire. Apriamo anche TheVerge.com per fare una rapida prova di qualche sito più pesante. Vedete la tastiera ancora una volta con più di qualche problema sul Find 7A. Vediamo adesso anche la fase di caricamento, dove sarà più veloce.
Ovviamente Verge è il classico sito per i test di questo tipo, essendo un po' più pesante, quindi come visualizzazione dei contenuti, Galaxy S5, nonostante abbiamo cliccato forse un secondo, 2 secondi dopo sul ok per il caricamento, è stato più veloce, mentre il Find 7A, vedete, sembra si sia impallato su una schermata bianca per il caricamento. Quindi proviamo a refreshare la pagina per vedere se è stato solo un problema temporaneo. Proviamo ad abilitare il sito desktop. No, non vuole proprio caricarlo, quindi bocciato su The Verge. Va bene, in ogni caso vedete qui la fluidità anche del Galaxy S5 in generale, nel complesso, anche con TheVerge.com, quindi un sito più pesante se la cava in modo piuttosto buono. Stranamente l'Oppo Find 7A ci ha dato questo tipo di problema, ma durante l'utilizzo quotidiano è davvero impossibile, quasi un caso su 100 di trovare queste situazioni di questo tipo, insomma. Andiamo a provare invece la parte telefonica, che è buona sia sull'Oppo Find 7A che sul Galaxy S5. Ricezione decisamente buona su entrambi, ma vedete un attimo e poi commentiamo insieme. Avete qualità buona, anche perché l'altoparlante, come vi dicevamo, è fra i migliori in circolazione. Dicevamo, la ricezione è buona su entrambi gli smartphone, solamente che è un pelino inferiore sul Oppo Find 7A, che si mostra sempre una o due tacche inferiori al Galaxy S5. Andiamo a sentire anche il top di gamma di casa Samsung. Anche qui nessun tipo di problema, quindi promossi appieno anche nella parte telefonica entrambi. Chiudiamo con l'analisi della fotocamera e dell'autonomia, quindi andiamo ad aprire subito le interfacce fotocamere su entrambi gli smartphone. Quindi vi ricordo, 16 megapixel sul Galaxy S5 e 13 sul Oppo Find 7A. Qualità fotografica completamente differente, ovviamente a favore di Galaxy S5. Se non fosse per la messa a fuoco un tantino lenta nei momenti in cui scarseggia la luce, ma se non fosse per questo, il Galaxy S5 ha una delle migliori fotocamere attualmente in commercio. Per quanto riguarda invece le varie opzioni, sono dotati entrambi di un gran numero di personalizzazioni nelle modalità di scatto, che troviamo qui in questo menu per il Galaxy S5, mentre qui in quest'altro sull'Oppo Find 7A. Fotocamere, dicevamo, in grado di catturare video in 4K per entrambi, e la possibilità anche di scattare delle fotografie frontali. Fotografie frontali in 5 megapixel sul Oppo Find 7A, mentre in 2 megapixel sul Galaxy S5. Ovviamente un grandangolo superiore sul Galaxy S5, come vedete qui sotto, che scatta foto appunto in 16 giloni, a differenza dei 4 terzi della fotocamera da 5 megapixel dell'Oppo Find 7A. Ritorniamo al menu principale, una piccola riflessione sulla batteria per chiudere il tutto: 2800 mAh per entrambi. 2800 mAh, che sono ben calibrati nell'utilizzo quotidiano di questi due smartphone, che veramente ci permettono di arrivare fino a sera senza stare troppo a badare al 3G attivo, alla connessione magari saltuaria, al GPS e via dicendo. Quindi, anche senza stare a badare a questi accorgimenti, sono due smartphone che ci permettono di arrivare a sera con tutta tranquillità. Ovviamente, stando troppo lì vicino a mettere sotto pressione lo smartphone, la batteria un po' ne risentirà e quindi non vi garantirà una giornata intera di utilizzo. Ma ovviamente sono casi davvero difficili, quindi in queste situazioni abbiamo quasi sempre un caricabatterie a portata di mano. Prezzi di vendita: abbiamo il 699 € di listino, a cui è possibile trovare questo smartphone anche a prezzi decisamente inferiori, quindi circa 520-530 online, mentre 499 € di listino per l'Oppo Find 7A, che è quasi impossibile da trovare in altri posti. Quindi è uno, diciamo, 399 € scusate, per questo Oppo Find 7A sono quasi il prezzo standard di vendita del dispositivo. Insomma, due dispositivi da prendere in considerazione, ma per la scelta finale ovviamente tocca sempre a voi. Per Android Blog, Nicola De Cillis.